Cosa? Già mia moglie. Mamma, no. Così, dopo tanto dire, io mi ritrovo nuovamente solo tra i neon di una statale, la mia mente che prende volo. Qualcosa sta cambiando, qualcosa sta nascendo in me, mi sto ancora cercando, non chiedermi perché, io non so che sarà, o che sarà di questa vita, sempre fra le dita, che sarà di questo tempo sotto sopra, io vorrei scoprirlo come cercare. Se è finita, perché la notte scesa non ci ha più trovati, sarà il destino arbitro di questa partita, il gettatore ave con i cuori rubati. Ma sai che mi piacerebbe fare adesso? Mi piacerebbe chiamarti mamma. Non ci riesco. Io sono cresciuto odiandoti perché tu mi avevi abbandonato. E così ci ho fatto l'abitudine. Ora lo so, tu sei solo una vittima, come me. Ma lo sai che c'è? Io sono convinto che Dario non è capace di farmi del male. Lo vedi? Io non riesco nemmeno a chiamare lui, papà. Ho paura. Ho paura che vada a finire male. Ciao, Stefano. Finestra della camera, si chiude male, devo farla riparare. Fabio! Fabio, vieni qui, muoviti! Che succede? Dove è finito? È scappato. L'avevamo in pugno. Magari avrà annusato qualcosa, forse ci ha sentiti parlare. No, non credo che il problema sia quello. Andrea ha capito tutto. Sì, ma tutto cosa? È una storia lunga. Adesso dobbiamo trovarlo, e subito. Altrimenti le cose si mettono davvero male. Andiamo, non dobbiamo farcelo scappare. Senti, io non sopporto le prediche, però... Non farle! Vorrei soltanto che tentassimo di ragionare assieme. La situazione è complicata, lo sai. Non la risolvi scappando da qualche parte un paio di giorni. Ma chi scappa, papà? Io e Michele vogliamo solo starcene tranquilli un po', da soli, senza moralisti che ci facciano le prediche. Ecco, sono diventato pure moralista. Doveva succedere prima o poi. Forse fa parte del mio ruolo di padre. Perché tu come lo chiami uno che parla per partito preso? Io lo so che Michele non ti va giù, papà. E so anche perché. Perché è separato. Ma non è questo. Sono separato anch'io. E allora? Perché parli spari sentenze? Allora, scusa. Chiariamo una volta per tutte. Io non ce l'ho con Michele. Anzi, gli sono pure grato. Mi ha trovato perfino lavoro. Ed ho un'ottima opinione di lui. E figurati se era pessima. Guarda che io me ne accorgo di come lo tratti, papà. Anche il nonno. Lo tenete a distanza. Ma siamo solo preoccupati, dai. È anche normale. Michele non è solo... Ha due figli, una moglie. Ex moglie. E comunque sia, sta cercando di risolvere la situazione senza far del male a nessuno. Se trovi uno che ci riesce, presentamelo. Certo, papà, certo. Perché uno cosa dovrebbe fare, eh? Rassegnarsi, smettere di vivere? Avrà pure il diritto di essere felice o no? Aspetta. Tutti ne hanno diritto. Ma io non voglio che sia tu a pagarne il prezzo. Io pagherò quello che c'è da pagare, papà. Perché lo amo. È questo quello che conta, non le chiacchiere. Non sono chiacchiere. Quando un matrimonio finisce, è difficile, molto difficile uscirne senza farsi del male. Io l'ho provato sulla mia pelle e tu dovresti saperlo. Scusami. Ti chiedo solo di stare attenta. Me lo prometti?
No, guarda, io chiamo la polizia. Stefano può essere in pericolo. E che cosa gli racconti all'ispettore? Che è in qualche posto che non sai? Ad incontrare di nascosto un ricercato? Io non ce la faccio a stare con le mani in mano mentre Stefano... Perché non mi ha detto niente? Mamma, Stefano ha fatto una scoperta che avrebbe tagliato le gambe a chiunque. Non solo suo padre è vivo, ma è anche uno psicopatico, mamma. Sì, lo so, io avrei dovuto essere più attenta, stargli più vicino. Ci ho provato anch'io, ma non è facile. Se ne sta ore chiuso nella sua stanza e rimugina, ascolta e riascolta quella dannata cassetta. Quale cassetta? Quella che ha trovato tra le cose di papà. Le ultime sedute di Dario Zacchi, perché non te l'ha detto? Ma no, non mi ha detto niente. Ma, no, ma siete pazzi? Tutto quello che riguarda Zaghi va consegnato alla polizia. Può essere importante, ci può essere qualche indizio, qualche cosa. Ma io credevo che tu lo sapessi. Ma no! Stefano in quest'ultimo periodo non ha fatto altro che ascoltarla. E mi sto chiedendo che cosa pensava di trovarci dentro. Ma niente. Ma niente, cosa vuoi che ci sia lì dentro? C'è soltanto buio profondo, buio e orrore. No, Stefano, con questa storia rischia grosso, quell'uomo è pazzo. Quell'uomo è suo padre. E Stefano vuole capire. Stefano deve solo capire che Zaghi può fargli del male. Nient'altro. Ecco. E adesso non sappiamo dove sono. Stefano ha detto che la cassetta gli ha dato un'idea su come inviare un messaggio in codice a Dario Zaghi per incontrarlo. Quindi se la chiave del messaggio sta in quella cassetta, c'è un solo modo per scoprirlo. Ascoltarla. Sei in gamba, sai. Com'era, com'era? Niki vorrebbe che tutto fosse ancora come una volta. C'è ancora tu e lei e io insieme. E questo poteva venire soltanto qua. Sì, messaggio ricevuto. C'è una bella aria oggi. Odora di buono. Sono contento di essere qua. Mi piacciono i cipressi. Ciao, Veronica. Hai salutato la mamma? Sì, sì. Oddio, ma voi vi somigliate. Avete gli stessi occhi, dolci e fragili. E invece lei dice che tu assomigli a me. Bella. È triste. Ma adesso non lo sarà più. Perché noi siamo di nuovo tutti insieme, vero? Per sempre, per sempre, per sempre, per sempre, per sempre, per sempre. È per questo, vero, che mi hai fatto venire qua? Sì. Sì, ma non solo per questo. Complimenti, hai grave risultato. Vieni qua. Devi essere stato proprio convincente, visto che Valentina ha deciso di partire ugualmente. No, senti, Valentina e Michele avevano voglia di starsene un po' da soli. Non ci vedo niente di strano. Ma lo vedi? Come pensi di convincerla? Se sei tu il primo a non essere convinto di quello che dici. Secondo te dovevo chiuderla a chiave. Valentina è una donna, nel caso tu ti sia distratto nell'ultima decina d'anni. Stai parlando con me? Sì. Ah, sì? Guarda che nell'ultima decina d'anni io c'ero e quando ho provato a farla riflettere, di solito ci sono riuscito. La fai facile tu. Avrai qualche mossa segreta. Solo il buon senso. E Valentina è stata sempre in grado di capire e accettare i buoni consigli. Ma invece con me non funziona. Io ho provato a dirgliele le cose, ma quando lei mi ribatte, che sa quello che fa, scusa, con che autorità posso... Ma no, no, con l'autorità. Soltanto guadagnando di giorno dopo giorno la sua stima. Mio padre diceva sempre, si fa così perché lo dico io, ma adesso non funziona più. No, non funziona. E forse anche meglio. Tu non è che devi dirle, oh, quanto ti voglio bene, ma devi tentare di farle capire che hai a cuore soltanto il suo bene. Ma certo che è così. E allora? È fatto. Non devi fare altro. Tu continua a dirle chiaramente come la pensi, anche a costo di deluderla, e vedrai che prima o poi capirà. Forse il problema sono io. Non sono capace a fare il padre. No, no, si impara, si impara. Si impara tutto. Anche a diventare buon padre. E allora insegnami. Ecco, intanto non bisogna giocare con le zucchine. Arturo, guarda, parlo sul serio. Ho bisogno del tuo aiuto. No, no. Purtroppo Monteleone mi è sfuggito. Deve aver capito qualcosa. Sì, continuate a cercarlo. È importante. E qualsiasi novità abbiate, dico qualsiasi, avvertitemi immediatamente.
Senti, adesso mi spieghi tutto quanto. Sono stufo di farmi portare in giro come un cagnolino. Fatti un po' vedere. No, non sei il mio tipo. E poi non sei neanche di razza. Ascolta, la mia pazienza ha un limite. E quindi se tu adesso... Senti, Fabio, piantala. Abbiamo problemi più gravi. A meno che tu non te ne sia accorto. E allora spiegami, no? E smettila di fare la donna del mistero. Ho fatto una stupidaggine. Non dovevo lasciare quella foto in giro. E cos'è una foto? Una foto è una foto. Forse era un po' discutibile il soggetto, d'accordo? Ma... In quella foto c'era il capo dell'organizzazione e l'anello che porta al dito. E Andrea quell'anello lo conosce bene. No, no, continua ancora a sfuggirmi un passaggio. E non riesco a capire qual è il problema, se magari mi racconti tutto dall'inizio. Allora, i magherbini fanno un furto e consegnano la rifurtiva a Mohamed. Tra quella roba c'è l'anello. Mohamed, in punto di morte, dà l'anello ad Andrea. E ora ce l'ha lui? No, siamo riusciti a recuperarlo mentre stava in prigione. Ah, ho capito. Andrea ha visto l'anello nella foto, lo ha riconosciuto e ha capito che non si può più fidare di te. Beh, meglio tardi che mai. No, dico, non rinunci a fare del sarcasmo neanche nelle situazioni più drammatiche. Adesso la chiave della cassetta di sicurezza ce la possiamo scordare. Andrea è a un passo dalla verità. Sta diventando un pericolo per tutta l'organizzazione. Dobbiamo trovarlo al più presto. Cominci dal principio. Da quando si è svegliato? Beh... Oggi mi sono svegliato presto, prima di Nikki. Lei era nel letto accanto a me e dormiva abbracciata al bambino. Ascolta. Svegliato presto, prima di Nikki. Lei era nel letto accanto a me e... Allora? Nikki. Zaki la chiamava così, Veronica. Questo particolare lo conoscevano soltanto loro due. E papà. E adesso Stefano. Esatto. Stefano ha usato questo nome nell'appello in televisione. Potrebbe essere questo il messaggio in codice. Sì, ma che cosa serve? Anche se Stefano ha scoperto il soprannome di Veronica, a che serve? Lei è... È morta. Ecco dove dobbiamo cercare. Adesso sì che abbiamo qualcosa da dire alla polizia. La tomba di Veronica Zaghi. Polizia, potrei parlare con l'ispettore Sepe? È molto urgente. In questo caso è una specie di parola d'ordine. Valentina una roccia, Valentina sa quello che vuole. Ma dammi retta. Valentina è affare di cuore. È la ragazza più indecisa e più fragile che io conosca. No, è stata solo poco fortunata. Anche con Stefano. No, lì è tutta un'altra storia. Lei non ha saputo decidere che cosa voleva e quello lì se n'è volato via con Eleonora. Papà, guarda il caso che lei si mette sempre con uomini più indecisi e più combattuti di lei. Mi sembra però che Michele la situazione la stia affrontando. Ah sì? E come? Restando mezzo sposato e mezzo no? Senza il coraggio di decidere che cosa vuole? Senti Marco, io non è che ne faccio una questione di principio, però io ho paura che quel ragazzo non abbia il coraggio e che ne paghi le spese Valentina. Come se fosse facile ammettere di aver fallito. Puntare tutto su una storia che poi finisce. È doloroso. Qualche volta si sceglie il male minore. Ma le mezze misure non sono mai state il male minore. Soprattutto quando ci sono i mezzi figli. Lo so, io infatti ho preferito soffrire come un cane, togliermi di mezzo piuttosto che far finta che andasse tutto bene e che non c'erano problemi. Ma perché me l'hai fatto capire tu? E lui dovrebbe fare la stessa cosa, dare un taglio netto. Questo l'hai detto a Valentina. Il padre sei tu. Ok, fatemi sapere. Niente. Ma dove può essersi cacciato Andrea Monteleone? Possibile che non riescano a trovarlo? Non è che li aiuti se continui ad agitarti così. No, forse tu non hai capito, ma siamo in un mare di guai. Se Andrea fa 2 più 2, apre la cassetta di sicurezza, non sappiamo cosa può trovarci là dentro. Come no? Si trova la refurtiva del furto fatto alla villa dai magrebini. Sì, ma non era una villa qualsiasi. Era la villa del capo di tutta l'organizzazione. Sono state sottratte cose compromettenti, droga, gioielli. Se davvero è tutto in quella cassetta e la polizia ci mette le mani. Scoppia un gran casino, sì, ma noi non c'entriamo niente. Fabio, cerca di afferrare. Se salta l'organizzazione, salti anche tu, il tuo circolo e le tue barchette, molto prima di poter dire che non c'entri niente. Grazie della lezione, signora maestra. Ti faccio portare qualcosa? Oddio, un caffè no, perché ti vedo già abbastanza nervosetta. Dico, ma a che gioco stai giocando? Guarda che non fai la figura del duro, ma solo dell'incosciente. O forse di uno che è convinto che i tuoi uomini lo prenderanno, Andrea. Sì, forse magari non ci riusciranno da soli. Magari avranno bisogno di un aiutino. Hai in mente qualcosa? Forse. Ma non se ne parla nemmeno. Quell'uomo deve pagare per quello che ha fatto.
è colpevole. Ha ucciso Nicky. Nicky, diglielo. Mio padre ha fatto tutto il possibile per aiutarti. Sono io tuo padre. Io, Dario Zaghi. Stefano Zaghi. Veronica. Era così bello quel giorno. Si sentiva un odore buono. Era Natale. E lui l'ha uccisa. È colpevole. E tutti i colpevoli devono morire. Io non vedo nessun colpevole. Nessuno. Tu e io siamo vittime. Veronica è una vittima. Lascia libero mio padre. Paolo Galanti, lascialo libero. È ora di chiuderla questa lista. Ma chi mi ripaga di tutto questo dolore? Chi mi cura? La notte è piena di fantasmi per me. È tutto per colpa sua. Noi mandiamoli a dormire questi fantasmi. Lo sai come facevo io quando ero piccolo? Mi tiravo le coperte fin sopra gli occhi. E dicevo, non c'è nessuno là fuori che può farti del male. Nessuno. Giuda! Le ha fatti venire apposta per incastrarlo. No, non lo chiamati. Vigliacco! Davanti a tua madre. Aspetta! Allora io vado. Ciao, nonno. Guarda che far finta di niente non serve. Lo sai bene che io non sono d'accordo con quello che stai facendo. Ma dai, ancora. Hai ragione, Arturo. La situazione è molto complicata. Non puoi pretendere che facciamo finta che sia tutto a posto. Ma io non ce la faccio più. Sarà complicata, ma riguarda solo me. Michele è una persona onesta, leale. Voi non la conoscete, non potete giudicare. Forse questo è anche vero, ma... Niente ma! Se Michele non ha voluto ancora troncare con la sua ex moglie, è perché forse vorrà farlo in una maniera meno dolorosa per tutti. Perché senso anche me resto qua a giustificarmi in questo processo assurdo? Non sono neanche affari vostri. Ci sei di mezzo tu. Ci sei di mezzo tu. Non sono affari del vicino di casa. Sono affari nostri. Ascolta, te lo giuro, nessuno mette in dubbio la buona fede di Michele. Solo magari si sta adagiando in una situazione difficile da sbrogliare. E quella che ci rimette più di tutti sei tu. Non accadrà, papà. E anche se fosse, io sono disposta ad aspettarlo. E certo. E intanto butti via la tua giovinezza. Ma non la vuoi una famiglia, dei figli? Ma prima di tutto voglio lui, nonno. Sopra ogni altra cosa. Anch'io, mi sembra che questo non conti. Michele. Ho incontrato Chiara sulla porta. Non pensavo di essere inopportuno. Da quanto tempo sei qua? Abbastanza. Sentite, io non voglio che voi litighiate per causa mia. Non stiamo litigando. La vostra situazione però riguarda anche noi. Niente affatto, papà! La nostra storia riguarda solo noi. Vale, calmati. In fondo loro hanno ragione, no? Avrei dovuto prendere in mano la situazione. Te lo saresti meritato. Ma evidentemente ho sbagliato tutto. Non ne ho la forza. Scusate. Michele, aspetta! Sicuro che sia proprio lo stesso che ti ha dato Mohamed? Sono sicurissimo. Il colore è uguale. E poi ha una forma così particolare che non è facile trovarne tanti così. Ecco perché Teresa Baldini ha insistito tanto per difendermi. Non vedeva l'ora di mettere le mani su quest'anello. È possibile che valga così tanto? Forse non è il valore che conta. Sembra un anello di serie limitata. Probabilmente l'orefo che l'ha disegnato ha ancora registrato il nome del proprietario. Insomma, come se chi ha ammazzato Mohamed avesse lasciato l'indirizzo dove cercarlo. Più o meno. Senza l'anello non possiamo provare nulla. Non è ancora detto. Abbiamo questa. E se troviamo la cassetta di sicurezza che si apre con questa chiave, li abbiamo incastrati. Teresa e tutta la banda. Complimenti a tutte e due.
L'avete fatto andare via. Contenti adesso? Mi dispiace, ma l'hai visto anche tu, è arrivato all'improvviso. Io non potevo sapere... Certo, papà, non potevi sapere che sentiva, giusto? Perché le stesse cose non avresti mai avuto il coraggio di dirgliele in faccia. Non ho detto niente di male. Penso soltanto che la vostra situazione deve essere chiarita, che dovete prendere delle decisioni. Delle decisioni le prenderemo se e quando farà piacere a noi. Ma io non sono più una bambina. Sarò libera o no di decidere della mia vita? Ma voi ve ne rendete conto che l'avete umiliato, insultato? Ottimo risultato, però non dimentichiamo che la cosa a cui tenete di più al mondo è il mio bene, giusto? Guardatemi, come sto adesso? Benone, no? Sapete che c'è di nuovo? Tenetevi pure le vostre certezze, che io non me ne faccio niente. Dimenticavo una cosa fondamentale. Se questa sceneggiata fa allontanare Michele da me, io non ve la perdono a nessuno dei due. Basterebbe un nulla, un'idea, e risolveremmo tutto. Questa chiave apre una cassetta di sicurezza. Ma in quale banca? E dove? Niente, è inutile. Ci sono spaccato la testa, ma non mi viene in mente niente. Mohamed, la sera in cui è stato ucciso, quando ti ha dato questa chiave, ti ha detto qualcosa? Mehdi, Giulia, mi ha detto Mehdi, te l'ho detto un sacco di volte, ma non ho la minima idea di cosa voglia dire. Lasciamo perdere, siamo in un vicolo cieco. No, tu non puoi arrenderti proprio adesso che siamo a un passo dalla soluzione. In quella cassetta ci sono le prove che inchiodano Teresa e la sua banda e che scagionano te. Benissimo. Hai qualche idea? No. Ma tu non puoi arrenderti. Non ho nessuna intenzione di farlo. Non so nemmeno da che parte cominciare. Adesso, oltre alla polizia che mi sta cercando, c'è anche Teresa, che ha capito che posso incastrarla. Giulia, quella è gente che non scherza. Se sono riusciti a far fuori Tony Chang in prigione... Io ho paura, Andrea. Anch'io ho paura. Ma almeno adesso siamo insieme. E non è detta l'ultima parola. La storia continua.